Per la rubrica Quando l'impresa si fa libro, il team di BibLab ha avuto l'onore di intervistare Daniela Brignone, archivista e storica d'impresa, curatrice di numerose monografie, tra cui quella che l'azienda Gentilini ha voluto pubblicare nel 2015 per i propri 125 anni di storia. Ecco cosa ci ha raccontato nella nostra chiacchierata. Come sapete, le aziende festeggiano prevalentemente i quarti di secolo. Con grande anticipo mi incaricarono di creare un archivio storico con la documentazione presente in azienda e di scrivere la monografia aziendale. Ma la documentazione presente in azienda era pochissima, quindi ho dovuto ricostruire tutto con una ricerca esterna, molto faticosa è stata per Gentilini. C'è un dettaglio, una particolarità, un elemento che l'ha colpita della storia, della famiglia e del marchio Gentilini che non ha riscontrato per gli altri lavori di cui si è occupata? Dunque, la particolarità di questo libro Gentilini, innanzitutto, è aver avuto a che fare con la famiglia. Devo dire che è molto diverso scrivere per un'azienda familiare piuttosto che per un'azienda multinazionale o quotata in borsa o data a un fondo, insomma, in cui non c'è il signor Gentilini Peroni a capo. Può essere un limite e un vantaggio. Sicuramente Gentilini è stato molto bello perché è una storia molto lineare. Loro hanno avuto due sedi, hanno avuto una serie di negozi fino all'inizio del Novecento, erano tantissimi negozi dentro le mura aureliane con il laboratorio. Nel 1906 fanno il salto industriale e mantengono per un certo periodo sia le botteghe in centro che lo stabilimento fuori Portapia, via Novara. Era una storia molto lineare perché sono tre generazioni, cioè il fondatore si chiama Pietro, il figlio Ettore proseguì l'azienda, sono tutti molto longevi, quindi la terza generazione, Paolo, è l'attuale presidente. Quindi è stato sicuramente più facile molte cose perché comunque c'è un filo diretto con chi i fatti li ha vissuti, no? E li ha sentiti in famiglia da una vita. La famiglia ha più un'attenzione, secondo me, alla salvaguardia, alla ricostruzione della vicenda imprenditoriale, indipendentemente da quanto dal punto di vista del marketing possa funzionare, il prodotto libro, ecco, questi aspetti sono secondari nel progetto familiare, mentre l'azienda multinazionale sicuramente mira di più a un prodotto spendibile nella comunicazione. Sfogliando la monografia si ha la sensazione che l'elemento più importante dell'idea che questo marchio vuole dare è racchiuso nelle scatole di latta che in realtà ancora oggi Esatto. possiamo trovare nella grande distribuzione. Quanto è importante il ruolo di questo oggetto per l'azienda? No, fondamentale, praticamente Gentilini come propria collezione oggettuale aveva e ha essenzialmente queste scatole, questa collezione di scatole originali spettacolari, incrementata perché il signor Gentilini Paolo va in giro e ancora compra pezzi mancanti, insomma, che ormai non ha più in realtà, cioè ormai ha tutto. Però è una collezione gigantesca, è il cuore dell'heritage aziendale. La scatola aveva questa doppia valenza che poi rimaneva dentro casa, con ago e filo, non so io, i medicinali, comunque veniva utilizzata e quindi rimaneva a testimonianza del marchio anche dentro casa come oggetto di uso quotidiano. Quindi era veramente un oggetto importante, insomma, oppure lo si riempiva sempre di biscotti comprati sfusi.